I nostri neurochirurghi hanno definito i comandi della matrice neurale. Andiamo a sbarazzarci di quel costrutto? Quanto tempo ci vorrà? Tra operazione, convalescenza? Non lo sappiamo. Potrebbe volerci una settimana, come un mese. In ogni caso, trova qualcuno che si occupi del gatto e delle piante. L'engramma. Si può evitare di danneggiarlo durante la scissione? No, la tua mente va ricostruita, V. La matrice deve eliminare tutti i dati dal relic. Dimmi la verità. Quante probabilità di successo ci sono? I migliori chirurghi di questo emisfero ti aspettano. Funzionerà, non temere. Ok. Sì. Facciamolo. La FIA può passare a prenderti subito. Dimmi solo dove. Un posto riservato, se possibile. Sul tetto di un posto chiamato Esoterica di Misti. Va bene, aspetto un cenno. Ok. Vai, che c'è? Aspettiamo. Ci ha fatto ritornare. E se dicessi alla FIA di ficcarsi la sua offerta dove non batte il sole? Non chiamare Reed. No. Troveremo un altro non modo. Non c'è un altro modo, già l'ho fino a un sacco di volte sto gioco. Il messaggio. Non hai visto? Vogliono cancellarmi. Devo spiegarti i dettagli? Ehi, sapevi che avrei lottato per la mia vita fino alla fine, a ogni costo. Era chiaro a te tanto quanto a me. Chiamami stupido, ma non pensavo che il costo sarei stato io. Dai, Vi. Non puoi farlo. Allora, hai raggiunto un punto di non ritorno. Chiamando Reed, interrompi tutti gli incarichi in corso e altre attività come i contratti. Finché non avrai completato la trama principale, se hai delle questioni sospese o desideri concludere, porta la trama. Allora, io ho salvato, per cui sto tranquillo. Quindi voglio vedere il finale. Vai. Pensare a qualcosa che potrebbe funzionare, oppure un intervento chirurgico. La scelta è chiara, Johnny. Chiamo Reed con Lolo. Sei già al luogo d'incontro? Puoi scommetterci. Non vedo l'ora di essere in clinica. La via è per strada. Arriverà fra poco. Buona fortuna, V. Grazie, Reed. Grazie di tutto. Allora è così che finisce. Cos'altro dovrei fare? È il mio corpo. Ed è la mia vita. Non sei vivo. Non rompere i coglioni. Non almeno in carne e ossa. Thank you.
James Wise, Fia. Tu devi essere V, giusto? Posso? È un onore conoscere la donna che ha salvato la presidente degli NUSC. Dove stiamo andando? In una clinica dell'agenzia a Lanley. I nostri migliori specialisti sono lì. Giusto. Grazie. Dov'è Reed? Non è venuto con voi? No, un contrattempo con un incarico. Non temere, sei in ottime mani. Boh, ci fidiamo. Salta su, il dottor Lozano valuterà le tue condizioni e si assicurerà che siano stabili. Mi aspetto il meglio dagli NUSA, signor Wise. Lozano, molto lieto. Sono nell'equipe che condurrà l'operazione. Cominciamo con una rapida scansione del sistema nervoso. Può collegarsi qui? Allora, dottore, come va? La prognosi è buona. Il deterioramento della rete neurale mi sembra reversibile. Ancora un'altra possibilità. Possiamo aprire il portello? Vorrei godermi il panorama. Non temere, tornerai qui in un batter d'occhio. Possiamo aprirlo comunque. Non si sa mai. Sì o no? Cara vecchia Night City, il miglior tritacarne umano del tardo capitalismo. Sei già sopravvissuta una volta, ma ricordatelo, semmai ci ritornerai. Pensi davvero che vorrò ricordare le tue stronzate? Che tesoro che sei. Quello che vuoi non ha importanza. La tua coscienza verrà a bussarti alla porta. Dimmi un po', per cosa dovrei sentirmi in colpa? Esatto. V, sei una codarda. No, mai, mai. Congratulazioni, V. Sentiti fiera di chi sei diventata. Lasciami perdere. Non merito i tuoi insulti. La gente non ha mai quello che si merita, V. Perché, Johnny? Questa è l'ultima volta che parliamo. Vuoi proprio fare di tutto per farmi sentire una merda? Perché è la mia ultima occasione. Non cambierò il mondo, ma posso cambiare te. Hai vissuto una vita da egoista capriccioso, parandoti il culo senza mai pensare agli altri. Non farmi la paternale, Silverhand. Vorresti che mi comportassi come se tutto questo fosse una cosuccia da niente. Come se stessimo per farci una bella dormita. Peccato che uno di noi non si risveglierà. Mi dispiace, Johnny, che tu non abbia potuto andartene alle tue condizioni. Non è giusto, lo so. Queste sono solo parole. Sì, è vero. Ma volevo che le sentissi. In un'altra vita saremmo stati ciun per la pelle. Non so perché in questa non ha funzionato. È che eravamo troppo diversi, secondo me. E non abbiamo voluto fare lo sforzo di capirci a vicenda. Che strazio, cazzo. Essere bloccato nella testa di qualcuno con altri valori. Non ho mai pensato che tu avessi diritto alla tua opinione. Come tutti. I valori sono alle stelle. Emozioni forti. Procediamo. Lo stress potrebbe giocare brutti scherzi. Vogliamo il tuo cervello libero.
ci siamo, ragazza. Sì. Addio, Johnny. Direi di sì. Dici che riusciremo a perdonarci a vicenda? Sì. Posso farlo. Tu? No. Io penso di sì. Beh? Di, hey. Di, ci sei? Hai rovinato i miei piani, lo sai. Volevo lasciare Night City per sempre. Avevo già fatto i bagagli. Ma ora penso di voler rimanere. A presto. Se c'è qualcosa che posso fare, qualsiasi cosa, fammi un fischio, ok? Non stavi sognando, Dio. Quelli erano ricordi. Voci? Io non sento niente a parte te. Ci vediamo dall'altra parte. Stiamo sbagliando. Sta aprendo gli occhi. Credo riesca a vedermi. Vi, mi senti? Credo di sentire. E posso parlare? Bene. Era ora. È bello il panorama. Cosa? Dalla finestra. Verde, quiete, uccelli che cinguettano. Non il tuo solito. Reed, sei proprio tu. Mi sembri diverso. Hai perfino un badge? Che cosa? Langley ti cambia. Una cravatta. Se ci resti troppo a lungo. E io non faccio eccezione. Mi hanno detto che avevi un nuovo lavoro. Nuove responsabilità. Eri troppo impegnato per me. Chi l'ha detto? Quando? Wise, nella V. Tu non c'eri. Ah, giusto, giusto. Beh, non sono più così impegnato e poi volevo vederti. I medici hanno detto che avevi bisogno di un viso familiare, soprattutto ora, quindi, ecco. Che fine ha fatto Somi? Devo chiedertelo. Come sta Somi? Se l'è cavata? È da un po' che non mi danno aggiornamenti. Ahia. È viva. Non so altro. Tu come stai? Allora, come stai? Come va la vita? Scartoffie, addestramento delle reclute. Nulla di speciale. Non mi sembrano mansioni nel tuo stile. Non avevo la stoffa per lavorare sul campo. Non più. Come sapevi quando avrei ripreso conoscenza? Previsioni dei medici. Dovevi riprendere conoscenza oggi o domani al massimo. Hanno iniziato a risvegliarti qualche giorno fa. Procedura controllata. Se sei venuto qui di persona, mi aspetta una brutta notizia. Dimmelo e basta. L'operazione è andata male, vero? Non è così semplice. I medici ti hanno salvato. Sta per arrivare un grosso ma. Infatti, l'operazione al sistema nervoso è stata invasiva. Per rimuovere l'engramma senza rischi. Che intendi dire?
I tuoi neuroni non possono più reggere cromo e impianti. Infatti ho notato che non c'è più niente. Puoi sostenere il link personale dei coprocessori, ma un impianto di combattimento potrebbe ucciderti. Finisce così. Mi dispiace, V, la vita che hai lasciato non esiste più. C'è un'altra cosa. Sei stata in coma per 2 anni, è il 2079. Me lo immaginavo diverso, il futuro. Fai battute. Merda, sono colpito. A che serve incazzarsi con il mondo adesso? Non avrebbe senso. Vorrei davvero aiutarti, ma non posso. Sempre le stesse stronzate. Tutti vogliono aiutarmi. E nessuno ci riesce. Perché? Stai bene? Devo... Mi serve aria. Ho le gambe di burro. Non mi reggo in piedi. Non ti muovi da 2 anni, V. E che ne è del mio cromo? Siamo stati costretti a disattivare i tuoi impianti. Ne andava della tua vita. Il sistema nervoso è danneggiato. Non ci credo. Perché non hanno usato i nanobot? La matrice neurale ha ridotto le capacità rigenerative delle tue cellule. Abbiamo provato di tutto, davvero. Devo andarmene da qui. Quando posso tornare a Night City? Anche oggi, se è questo che vuoi. Ma devi domandarti se... Perfetto, dov'è la mia roba? Vi, ascoltami, il tuo corpo non tornerà più quello di prima. E Night City non è un posto adatto a te. Non più. Già. Cerca di capire. Vorrei risparmiarti almeno questa delusione. Ottimo. E ora che si fa? Siamo davvero grati per ciò che hai fatto. Possiamo trovarti un lavoro qui a Langley? Lavorerei come assistente? Farei commissioni per te? So che vuoi aiutarmi, ma sai altrettanto bene che non fa per me. Mi sentirei meglio a non lasciarti per strada. Questa vita non fa per me. Potrebbe. La tua vita precedente è andata. Non saprei. Un giorno, forse. Ci devo pensare. Per adesso torno a casa, a Night City. Ma potrò difendermi con le pistole? Non ho sconfitto la morte per marcire qui. Scegli tu. Quando avrai deciso dove andare, chiama l'infermiera. E se cambi idea, sai come trovarmi. Reed, questa storia. Abbiamo fatto la cosa giusta. Potevamo fare di meglio. Non lo so, V, e non proverò a risponderti. Mi tormenta. Un finale inaspettato. Inaspettato. Quindi... Beh, non ho capito, cioè, che dovremmo fare qua? Ah, ok. Non ci credo, cazzo. Ehi, Judy. Vi, che fine hai fatto, Chum?
Posso rispondere o... Ah, ok. Ero in una clinica NUSA per un intervento. Storia lunga. Deve essere stato un intervento lungo, pieno di sangue e budella. Per la gran parte ero in coma. Non programmato, ovviamente. Wow, V. Ormai avevo perso le speranze. Dovrei essere sottoterra, lo so. La buona notizia è che ho asportato il biochip. Cosa? E come? Quindi Silverhand non c'è più? Resterai... cioè, in te? Per sempre. V al 100%. V! È una notizia magnifica! Cazzo, è bello sapere che qualche storia ha un lieto fine. Cambiata? C'è anche... una brutta notizia. Io... non mi riprenderò mai del tutto. Sono viva, sì. Ma non so cosa ne sarà di me ora. Merda. Dici sul serio? Mi dispiace tanto, V. Ti auguro di trovare una soluzione e di sistemarti. Pensavo di fare un salto da te. Ordiniamo una pizza, parliamo. Ecco, sono cambiate un sacco di cose. Immaginavo. Fantastico. Nuovi pettegolezzi da Night City. Non aspettavo altro. V, sono a Pittsburgh e mi sono sposata. Quando vorrai visitare l'altra costa, passa pure per una birra, ma adesso non posso aiutarti. Non è quello che mi aspettavo. 2 anni, V. Ero sola, persa nei miei pensieri. Prima Evelyn, poi tu. Non ce l'avrei mai fatta da sola. Lei come si chiama? Bianca. Siete diversissime, fisicamente e di carattere. Mi mancherai. Sì. Ma ora sto bene, V. Per favore, non togliermi questa gioia. Non ho molta scelta, dico bene. Addio, V. Mi dispiace. Ok. Uno ci ha frenzonato di brutto, la nostra la vecchia fidanzata, credo. E per questo gli ho detto di andare a fare in culo. Aspetta. Ti hanno fatto di nuovo girare le palle? Porca puttana, V. Oh, 6 giorni. V, sono io, l'unica e la sola. Porca troia, io non ci credo che sei ancora fra noi, Jun! Sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Come vanno le cose, Kerry? La tua azienda è ancora in piedi? Se ne frega di una casa, ho un posto molto più figo ora. Ora sono al Crystal Palace. Ieri ho fatto un concerto e mi sono goduto una vista da sogno dell'Europa. Merda, vi vorrei che fossi qui. Sì, ecco. Ora non sono dell'umore giusto per far festa. Ok, sputa il rospo. Dimmi. Preferirei parlare faccia a faccia. Wow. Roba seria. Possiamo incontrarci? Ora non posso, sono nel bel mezzo di un tour. Se ti accontenti dell'oro, sono tutto tuo. Beh, sono appena uscita da un coma di 2 anni. Ma cazzo, June, ce li hai gli occhi? Sto facendo una chiamata. Ehi, Kerr. Merda, hai sentito sì. Cosa? Sì. Hai detto coma? Sì,
Mi hanno operato e mi hanno salvato la vita. Ma non tutto è filato liscio. Cazzo, vi. Merda, mi dispiace, sembra proprio una brutta storia. Ti serve qualcosa? Dio. Mi serve un amico, Kerr. Avrei proprio bisogno di compagnia. Cazzo ti avevo detto, Yuki! Lasciali accordare gli strumenti, non hanno bisogno di me. Basta che ci sia armonia. Kerry? Vi. Sai che vorrei aiutarti, davvero. Ma. Non posso. Domani suono a Parigi, poi a Kiev. Se non fosse per il tour, sarei già su un aereo per venire da te. C'è bisogno di te, mi sembra. Tutti ti cercano. Sì, abbiamo avuto sfiga. C'è un sacco da fare qui. Sfiga, sì. Tu che dici? Ci rivedremo? Merda, certo che sì. Ascolta, vienimi a trovare quando torno. Andremo dove vuoi tu. Dammi un paio di mesi. Ok, 4 al massimo. Ci stai? Certo, ci sto. Senti, vi. Sono un po' impegnato ora. Devo andare. Mi stanno richiamando sul palco. Se dopo vuoi fare una chiamata per parlare un po', fatti sentire. Ok, continuiamo il giro qua. 55 chiamate senza risposta. Questo è il numero di Panam Palmer. L'utente non è al momento raggiungibile. La invitiamo a lasciare un messaggio o a richiamare. Ehi, hey, ciao Panam. Indovina chi è di ritorno da una piccola vacanza involontaria? Ma scherzi a parte, ti sarai sicuramente chiesta che fine avevo fatto. Vado subito al sodo. Fino a poco fa ero in coma dopo un intervento. Avrò una seconda possibilità e tutto, ma con dei limiti. E in questo momento vorrei davvero tanto vederti. Quando hai un momento, richiamami, va bene? Ci vediamo. Presto. Ok. Te lo dirò una volta sola. Non sono in vena di scherzi. Quindi, se non... Ciao, Vic. Vi. Sei davvero tu? Sono già finita nel dimenticatoio. Ho bevuto un bicchierino o due davanti alla tua tomba simbolica, lo ammetto. Ma come... perché? Allora, una netrunner mi ha invischiato in un'operazione della FIA. In cambio, mi hanno promesso un intervento con una sua tecnologia. E ha funzionato, ma ci sono state complicazioni. 2 anni di coma, ad esempio. Porca puttana, quanto tempo sprecato. Sì, esatto. Sì. Cioè, mi hanno salvato e dato una seconda occasione, ma ora non posso più avere cromo. Nemmeno quello più basilare. Ti hanno detto così? Ciarlatani. Avranno tralasciato qualcosa, ci scommetto. Passa da me, Vi. Posso ancora contare almeno su di te. Che intendi dire? Non sei il primo che chiamo. Non tutti i miei rapporti hanno resistito alla prova del tempo. La gente volta pagina, Vi. Ecco, ogni tanto qualcuno fa marcia indietro. Vengo a trovarti fra poco. Solito posto? Sì, più o meno. Ci vediamo, Vi. L'indirizzo lo conosci. Bene. Avanti. Ok, ci hanno sfrattato. Bene.
non ci avremo anche più soldi, secondo me. Abbiamo chiamato tutti, quindi vedi. Come posso aiutarla? Night City, posso andare lì? Certo, un AV è già pronto e operativo. La vengo a prendere subito. Finalmente riesce a camminare. Mi fa piacere. Guarda. Anche un applauso? No, era una domanda seria. È che sto ancora imparando tutto questo. Scusa, ero sovrappensiero. È bello riaverla a Night City, B. Night City, B. Non suona male. Mi stavo proprio domandando se riusciremo mai a fare altri viaggi insieme. Non posso fare a meno di notare che è alquanto assente. Posso chiederle come si sente? Una merda, guarda. Come una reietta. Fino a ieri ero parte integrante di questa città. Ora invece sono una turista, cazzo. Se la cosa può farla sentire meglio, non credo che Night City sia cambiata più di tanto. Possiamo passare da casa mia? Certo. Cerco subito l'indirizzo e... Oh. Che succede? A quanto pare è stata cacciata un anno fa. Non ha pagato l'affitto. Non posso soddisfare la sua richiesta. Cazzo. Come hai fatto per 2 anni senza un proprietario? All'inizio... ero in un parcheggio. Mi sono annoiato subito. Poi ho cominciato a trasportare gente. Proprio come faceva un tempo mio padre. E ti facevi pagare? Oh no, mai. Non saprei che farmene dei soldi. Chiedevo soltanto di farmi il pieno. Come stai? Come va la vita da auto single? Non ha importanza. Io sono come padre mi ha fatto. Chissà cosa sta facendo. Il nucleo del suo essere ha valicato i limiti della mia comprensione. Può essere ovunque e da nessuna parte. Dove mi sta portando questo allora? Esatto. Merda. Era da tempo che non venivo qui. Che altro è cambiato? In città gira voce che l'Arasaka abbia trasferito il grosso delle sue operazioni fuori da Night City. Immagino che voglia sentire le ultime notizie. Accendo subito la radio. Passiamo all'argomento scottante della settimana. Yorinobu Arasaka. Cos'è successo? Con noi quest'oggi c'è Masao Adams, autore della biografia di Arasaka, Il Drago Domato. È un piacere averti qui. Piacere mio, Stan. Un portavoce dell'Arasaka ha da poco annunciato le dimissioni di Yorinobu dalla carica di amministratore delegato. È vero o sono solo delle balle colossali? Beh, Stan, stiamo parlando di un uomo che andò in esilio volontario per unirsi a un clan di nomadi in diretto conflitto con gli agenti del padre. Non mi sembra plausibile che uno come lui decida di farsi da parte in questo modo. Quindi stai insinuando che è stato aiutato, ma a quale scopo? È evidente. Yorinobu ha cercato con ogni mezzo di distruggere l'Arasaka. La sua biografia ne è la prova. E alla fine il consiglio di amministrazione ha deciso di eliminare il sabotatore. Un'ipotesi affascinante che voi ascoltatori potrete approfondire leggendo il nuovo libro di Masao Adams, La prodiga fenice.
Forse ho giudicato male Yorinobu. Se i suoi scagnozzi non avessero cercato di ammazzarmi, potrei persino provare un po' di compassione. Devo ammettere che si è dimostrato un uomo davvero interessante. L'Arasaka naviga in cattive acque, eh? Ben detto. Le altre corporazioni stanno cercando di riempire quel... buco. Buco. Beh, Johnny, eccoti accontentato. L'Arasaka è fuori dai giochi. Le corporazioni sono come le teste di un'idra. Ne tagli una e ne spuntano tre. Sta parlando con me? No. No, parlo tra me e Medel. Non importa. Eccoci. È ora di Resterò andare. Resterò qui ad aspettare. Vi, se posso permettermi, prima o poi finiamo tutto il carburante. Ma non significa che il viaggio non sia stato meraviglioso. Non abbiamo un cazzo? Non disponibile, non disponibile. 0%? 100%. Sul filo del rasoio 90. Cazzo. La mappa? Non c'è? Non abbiamo manco la mappa. Quindi in realtà non si sa che. Boh. Sono abbastanza molto perplesso di sta fine. Ci manca solo che mo si uccidono e finisce così. Non lo so. Boh. Ehi, fermati un attimo. E dai, dobbiamo proprio. Non sei di queste parti, vero? E tu? Io? Sì. Congratulazioni. Hai vinto un'infanzia rovinata e una morte da stronzo. Come, scusa? Non ci possiamo difendere, io andrei via. Benvenuta alla nostra clinica ZTech Network. Come posso aiutarti? Parla. C'è Misty Olszewski? Qui non lavora nessuno con quel nome. No. Misty lavorava qui 2 anni fa. Devi sapere qualcosa. Nuova gestione. Purtroppo non ho mai conosciuto l'ex proprietaria. Cos'è questa roba? Dove sono i campanellini, l'incenso e le candele? Sono sicuro che in città può trovare ciò che cerca. Non è per quello che l'ho chiesto. Questo era un negozio esoterico. Beh, adesso non lo è più. Vedo. Devo vedere Victor. Posso passare? Ha un appuntamento? Sì. Sì, uno privato. Ah, certo. Qui vedo un appunto. Faccia in fretta, tra poco arriva il prossimo paziente. Ma dove cazzo sta Victor? Non ho capito. Ok. Interessante. Perché non abbiamo neanche più soldi comunque. Mi sembra di capire. Ma è lui? Vic! Come cazzo ti sei conciato? Ah, lascia perdere, B. Devo indossare per forza questa roba. Norme di sicurezza, hanno detto. Sarà, ma per poco non mi sanguinano gli occhi. Hai di nuovo sconfitto la morte. Ci stai prendendo gusto. Questa volta pensavo che non ti avrei più rivisto. Ti sbagliavi, per fortuna. Non puoi immaginare quanto ne sia felice. Vuoi brindare? Offro io. C'è questa regola. Niente alcol nella clinica. Certo. Potrei beccarmi un richiamo. Aspetta un secondo. È la stessa che ci siamo scolati io e Jack. Incontro per il titolo dei pesi medi. Malone contro Cano. Me lo ricordo come se fosse ieri. La vita era più semplice allora, vero? Sì, bei tempi quelli.
davvero cambiato tutto. Jackie non c'è più. Nemmeno il negozio di Misty. E tutti i suoi profumi. D'accordo, accomodati pure, forza. Allora? Non beviamo più? Calma, faremo un brindisi. Prima ti sistemo, però. Oppure mi ammazzi. Quindi, con Misty, cos'è successo? Lei se n'è andata da un po', più o meno. Ogni tanto passa per portarsi via qualche scatola di cianfrusaglie. Si fa vedere sempre meno, però. Che hai intenzione di fare? Cominciamo con una bella scansione del corpo. Rilassati, ci vorrà un momento. Secondo me mi uccide. Pensi davvero che possa funzionare? Non voglio false speranze. Andrà tutto bene, fidati di me. Dimmi un po', come ci si sente a tornare nel mondo dei vivi? Che dire? Il mondo, la vita, tutto e tutti sono andati avanti senza aspettarmi. Ho solo te ormai. Capisco la tua situazione. Arriva alla mia età e potresti renderti conto che non hai nulla in comune con i tuoi presunti amici. Nel tuo caso, l'età non è l'unico cambiamento. Cosa stai cercando di dire? La tua clinica. Che è successo? È più fredda, meno accogliente. Non ti riferisci all'aria condizionata, immagino. Sai a cosa mi riferisco, Vic? Che posso dirti? Standard corporativi, linee guida consigliate. Devi rispettare certi parametri, tutto qua. Ma oserei dire di essere riuscito a mantenere un briciolo di personalità. Sai quello che fai, spero. Quando finisci nella rete corporativa è difficile scappare. Anche perché sei uno specialista coi fiocchi, cazzo. Questa catena è venuta a cercarmi. Mi hanno fatto pressioni. Come ultimo tentativo disperato ho chiesto un prezzo folle. Hanno accettato. I tuoi vecchi clienti non erano grandi fan dei corporativi. Vengono ancora qui? Ho perso di vista molti di loro, purtroppo. È come se ora parlassimo lingue diverse. Sì, capisco. Devo dire che speravo in una reazione diversa. Avevano già provato a comprarti, giusto? Avevi sempre rifiutato. Cos'è cambiato? Sono stanco, Vi. La corrente è forte, troppo forte. Non ce la faccio più a resistere. Hai chiesto a Misty cosa ne pensasse prima di firmare? Certo che sì. Che ti ha detto? Beh, mi ha detto tante cose. È una persona sensibile. Intorno a lei è cambiato tutto, ma in negativo. Non era più felice qui. Non la biasimo. Mi manca. Spero che si riprenderà. È quello che spero per tutti noi. Ehi, Vic, perché hai deciso di fare il bisturi? Chiamiamola ribellione giovanile. All'epoca tutti i miei amici volevano diventare qualcuno. Io li aiutavo riparando corpo e mente. Anche se, a pensarci bene, mi limitavo a rimandare la loro inevitabile distruzione. Sì. I corporativi hanno vita ancora più breve. Beh, a loro non mi affeziono, almeno. Vic, pragmatico come sempre, e con sogni a portata d'uomo. Io ho sempre pensato in grande. Imparerai. Se lo dici tu. Il nucleo mi sembra a posto. Ottimo, perfino. Controlliamo la tua corteccia motoria. Mm.
quel non mi piace. È la prima volta che vedo una cosa simile. La tua corteccia sembra non reagire ai segnali dell'impianto. Potrei reinstallare il firmware della porta neurale. No, no, sarebbe... E se passassi ai segnali binari? Rischio di shock di quell'immortale. Hai detto che potevi fare qualcosa, Vic. Io mi sbagliavo. Mi dispiace. Controlla ancora. Vi. Troverai una soluzione, Vic, lo so, ti prego. Ho fatto tutto il possibile. Non c'è una soluzione. Mi dispiace, Vi. Quindi... è finita. Per sempre. Brutto sei finale, cambiata. Allora. Sì, ma sei viva. È brutto finale. Guardami, alla fine anch'io ho dovuto finale. Adattarmi. Eppure faccio ancora quello che amo. Anch'io dovrei puntare più in basso. È questa la chiave della felicità? Adattarsi non è facile, ma col tempo finirai per dimenticare come mai volevi che le cose andassero diversamente. E se non volessi dimenticare? Vorrei sapere cosa risponderti. Vector, forza, presto. Mi è successo un guaio, devi operarmi. È il mio... abbiamo ritardi? Ora non posso, Tyler. Passa domani. Passa domani? Lei è una mia amica. Nessuna affiliazione con la compagnia. Torna più tardi. Fammi questo favore. Forse non c'è una tua amica. Cliente. Ho solo clienti adesso. Vector, allora sto aspettando. Beh, me ne stavo giusto andando. Vi, non puoi immaginare quanto mi dispiace. Ad immaginavo. Vector! Vienimi a trovare quando vuoi, ok? Certo, verrò sicuramente. Chiudi la porta quando esci, ok? Devo occuparmi del problema urgente di Tyler. Che disastro. Quindi? Fino così. Lascerà la clinica. Beh. Sta bella che non possiamo proprio correre, eh? Cioè, non è possibile. Terribile sta cosa. Aia, questi mo ci fanno il culo. Bene, bene. Visto Jimmy? È una corpo stronza. Calma, amico. Rilassati. Andiamo, dammi i soldi, forza. Non sono un colletto bianco. Mi hai preso per un coglione, cogliona. Esci da una clinica Zetatec. Gli Eddie. Ora. Non è un buon momento, Ciumba. Non mi interessa. Dammi i soldi. Fuori dai coglioni. O vi friggo il cervello. Meglio non rischiare. Forza, hackera pure. Devi solo provarci. Niente. Come pensavo. Oh, sì! Finiamo male. Vi! Ma tu! Misty, finalmente! Che ti è successo? Misty! Piano, piano! Sei tutta intera? Che cosa ci fai qui? Mi avevano detto che te n'eri andata. Più o meno. Devo solo sistemare delle cose qui. Ma raccontami di te piuttosto. Merda! Sei cambiata, quasi non ti riconosco. La giacca che porti è di Jackie. Sì. Tu sei sempre la stessa. Un po' fuori forma, forse, ma...
Sì, per me il tempo si è fermato. Qualcosa non va? Tutto ok? Una merda, guarda. Sinceramente, sono disperata, cazzo. Mi sono fatta picchiare da due mezze seghe. Ma perché non hai opposto resistenza? Non potevo. Io... Lunga storia. Oh, è colpa del Relic. So che dovrai essere preoccupata, ma sono troppo felice di vederti. Non mi sembri molto sorpresa. Gli ultimi due anni sono stati intensi. Ormai non mi sorprende più nulla. Buon per te. No, la fortuna mi evita come la peste. Mi sei mancata da morire, Misty. Anche se a me sembra passato solo qualche giorno. Sono solo due anni, V. Un battito di ciglia per l'universo. Deve essere difficile per te, lo so. Ma passerà. Il tempo cura tutte le ferite. Credo tu abbia ragione. Solo che adesso faccio fatica a crederci. Hai visto cos'è successo? Non riesco nemmeno a difendermi da due ubriaconi. Che futuro ho? Imparerai a vivere una vita normale, come noi. Evita i vicoli bui, scappa quando senti sparare. Non è difficile. È la tua vita di tutti i giorni. Già, benvenuta nel mondo delle comparse, V. Fra poco mi vengono a prendere, ma posso restare ancora per qualche minuto. Mi sei mancata tanto, sai. Dove vai? Al terminale dell'Orbital Air, poi in Polonia, in questa foresta antichissima. Parti alla ricerca di te stessa? No, cerco lavoro. Vagherò in mezzo alla natura e multerò i turisti che danno dolcetti ai bisonti. Devo prendermi una pausa dalla città e dalle folle. Sei venuta a trovare Victor prima di partire? Vic ha detto che non eri d'accordo coi cambiamenti, che vi siete separati. Ah sì? L'ha messa così? In realtà gli ho detto che si era rammollito e che non volevo lavorare coi corporativi. E così, alla fine te ne vai. È una strana storia. Sai cosa mi ha convinto ad andarmene? Io che sparisco dai radar? Non per offenderti, ma sinceramente no. Victor. Un giorno è bruciata la mia erboristeria preferita. Volevo comprare della salvia bianca e l'ho trovata carbonizzata. In quel momento ho capito che era cambiato tutto. Jackie non c'era più, tu neanche. Vabbè, che c'entravo? Ho deciso di chiudere il negozio. Come potevo aiutare gli altri a trovare un equilibrio se avevo perso il mio? Niente è per sempre. Ritroverai la tua pace interiore, Misty. Eh sì, sicuramente. Forse. Si spera. Poi la perderò ancora. La ritroverò. Eh sì. Ma ogni volta sarà diversa. Una pace costruita su qualcosa di nuovo. Ok. Fuma. Non è che hai una sigaretta? Tieni. Siamo finiti a chiedere le sigarette, eh? Barbone, cacchio. Non ci credo. Hai cominciato a fumare, Misty? Mi aiuta ad alleviare la tensione. Ne avevo bisogno. Misty, puoi dirmi cosa devo fare? Equilibrio o meno, mi hai sempre dato buoni consigli. Ti racconto come sono uscita dal buco nero in cui mi trovavo. Come? Davvero? Come? Ho scoperto che una mia vecchia amica è ancora viva.
La FIA mi ha offerto un lavoro. Sì, ci conviene prendere quello. Beh, per un po' potresti tenere il culo al caldo da loro. Tu che ne pensi? Ma per forza. Sarebbe un lavoro d'ufficio. Una pensione anticipata. La vecchiaia, dai vecchiaia. La pensione è anche riposo, in fondo. Scusa. Secondo me hai ancora delle alternative. E molte. Non importa. La mia vita è come me un minuto fa. Col culo a terra. Come quando la Arasaka ti aveva cacciata. O al Compeki. Come probabilmente ti capiterà ancora. Potrà sembrarti strano o fuori dall'ordinario, ma la vita è fatta di cambiamenti, anche spiacevoli. Sai che ti dico? Hai ragione. Arrendersi è inutile. Forse, non so, potrei fare la fixer. Per uscire da questa situazione ti serve prima un cambiamento di prospettiva. Una comparsa. Una faccia come tante, Vi. Ricordalo. Una faccia come tante. Allora, ricomincerai da zero? Andrai altrove? Non lo so. Non lo so, Misty. Mi sento in un vicolo cieco. So che posso voltarmi, scegliere un'altra strada. Ma non me la sento. Non ancora. Sei una donna libera. Puoi scegliere. Goditela. Quando deciderai che fare, spero che tu possa trovare gioia. Posso alzare? Fra poco arriva il mio passaggio. Mi accompagni? Sì. Sì. Pensi di tornare un giorno? Dipende. Forse è ancora presto per pensarci. Lo prendo per un no. E infatti, no, non credo. Questa è la vera fine. Alla prossima, direi. Certo. Oh, Vi, hai ancora il ciondolo che ti avevo regalato? Sì, l'ho preso. Me l'hanno fregato? No, me l'hanno fregato. Io, ecco, devo averlo perso. Non serve che lo cerchi. Non ha più importanza. Non ci sarà un endgame, questo mi era chiaro. Brutto, sembra un manichino. Veramente. E finisce così per sempre, Cyberpunk, questa è la vera fine. Mamma mia. Non aspettavo una fine così ingloriosa. Sta caricando qualcosa, non so che cosa. Carica ancora. Sì, ho saputo che hai risolto con il biochip. E in un certo senso con Johnny. Ti piace proprio lasciarci a bocca aperta, vero? Ma gira voce che ti sia costato parecchio. Mi dispiace. Davvero.
Quindi questo è il finale segreto. Non si parlava d'altro che delle tue imprese all'Afterlife. Qualcuno voleva addirittura aggiungere un cocktail dedicato a te nel menù. Forse è meglio lasciare che ci credano. Non deludiamoli. Sia chiaro, la porta per te è sempre aperta. Il mio club è casa tua, ma la tua leggenda... Beh, ogni tua visita potrebbe intaccarla. Pensaci. Non ti dimenticheremo così facilmente, lo sai. So che sei a Night City. Senza più chip nella testa e in ottima salute. Congratulazioni, V. È passato molto tempo. Non sapevo cosa dire. Avevo bisogno delle parole del vecchio samurai per esprimere i miei pensieri. Una medicina potente lascia sempre l'amaro in bocca. E beh. Anche senza di te, io e Hanako-sama abbiamo affrontato Yorinobu e i suoi alleati per conquistare l'Arasaka Tower. Erano forti. Abbiamo fallito. Hanako-sama è morta. Io sono ricercato per il suo omicidio. Mi nascondo da 2 anni ormai. Ora la mia vita è come la discarica dove ti trovai. Voglio che tu lo sappia. Sei stata una medicina molto potente, V. Ok. V, ciao. Vado subito al punto, mm-hmm. Ascolta, mi fa piacere che tu abbia provato a contattare Panam. È un sollievo sapere che te la sei cavata, che stai bene. Ma... ecco, non aspettarti una sua chiamata. E se possibile, non contattarla più. Vabbè. Quando sei sparita dalla circolazione, ci ha messo un po' per riprendersi. Lei non si affeziona facilmente, ma stavolta l'ha fatto e ne ha pagato le conseguenze. So che non era tua intenzione, perciò sono sicuro che capirai. Mamma mia, che psicodramma. Volta pagina per il tuo bene e per il suo. Non chiamare più. Ma vaffanculo. Avi, non mi dispiacerebbe sapere come stai. Langley ti aspetta, se ne avessi bisogno. Mi sa che ci vorrei tornare. Non prenderlo come un premio di consolazione o un risarcimento. Anzi, mi faresti soltanto un favore. Diciamo la verità, ti ho deluso. Ho deluso anche Somi. Ma posso ancora aiutarti. Forse così la smetterei di sentirmi... chiamami, d'accordo? Ok. Ehi, V. La nostra ultima chiacchierata non è finita bene. No. Che ne dici se ci riproviamo? Ci scoliamo qualche birra, riguardiamo qualche incontro, rivanghiamo qualche bel ricordo. Se non mi uccidono. Vogliono ricostruire la clinica e mandarmi a Frisco. Un nuovo inizio per tutti, immagino. Probabilmente un taglio netto renderebbe tutto più semplice, lo ammetto. Più semplice per me, almeno. Fammi sapere se ci stai. Basta? Ah, così. Brutale, è stato brutale. È stato brutale, quindi non c'è null'altro, non ci ha ringraziato nulla, vabbè, non c'è nient'altro. L'ultimo l'ultimo video non mi è piaciuto, insomma, sembrava una malata di cancro. Non lo so, non è
questo finale, diciamo, alternativo non mi è piaciuto più di tanto, però insomma adesso ci dedicheremo a finire altri giochi come Lies of P, eccetera eccetera. Dovevo fare un editing pauroso, penso che se ne parla in questi giorni, lo finirò, che devo tagliare di tutto e di più. Comunque io vado, scappo, un saluto a tutti da Guidaia, ciao. Faremo tutti i finali comunque. Ciao.